Allarme dei sindacati per l'ospedale di Menaggio e l'ex ASL. A rischio la pulizia e la disinfezione delle strutture a causa di una nuova gara d'appalto al ribasso del 30%, con una rimodulazione del monte ore dei lavoratori senza una diminuzione del capitolato, ossia dei compiti da svolgere. All'esito dell'appalto per ASST Valtellina e Alto Lario e per ATS Montagna, alla precedente azienda è subentrata Dussmann, che ha informato i sindacati del ribasso. Per la provincia di Como sono interessate 11 persone all'ospedale di Menaggio e 5 all'ex ASL. I rappresentanti di CGL, CISL e UIL hanno ottenuto per il 14 dicembre un incontro all'Ispettorato del Lavoro, alla presenza sia della committente che dell'azienda che ha vinto l'appalto. Già il cambio appalto precedente aveva portato a un taglio delle ore di circa il 20%, spiegano Fabrizio Cavalli della Filcams CGL e Renato Roverselli della UIL Tux UIL. Abbiamo fatto delle assemblee per informare i lavoratori della drammatica situazione. Sicuramente due sono i problemi rilevanti. Uno riguarda il servizio stesso, l'altro l'importante diminuzione del monte ore. Luoghi come l'ospedale e l'ex ASL necessitano non solo del tempo necessario per la quotidiana pulizia e disinfezione, ma di operazioni complesse e delicate quali il risanamento. Per quanto riguarda la diminuzione delle ore, dobbiamo ricordare che quasi tutti i contratti sono part-time, quindi per molti lavoratori diverrebbe ancora più difficile arrivare a fine mese. Durante l'incontro all'Ispettorato del Lavoro, concludono i sindacati, chiederemo alla committenza e alla società vincitrice dell'appalto di assumersi le relative responsabilità per garantire i diritti dei malati e di tutta la cittadinanza a poter usufruire di luoghi di cura adeguatamente puliti e rispettosi della dignità delle persone, garantendo ai lavoratori un numero di ore consono all'importanza del compito da svolgere, al di fuori di logiche prettamente di mercato.